Bentornati cari lettori di Border Nights. Questa sera parleremo di democrazia diretta e di cosa potrebbe rappresentare in futuro. Titolo della scheda: la democrazia diretta è una contraddizione in termini. La democrazia diretta è una forma di governo democratica nella quale i cittadini possono, senza alcuna intermediazione o rappresentanza politica, esercitare direttamente il potere legislativo. Sembra tutto meraviglioso, ma allora dov'è la fregatura? La fregatura consiste proprio nell'apparente ed illusorio paradigma della libertà di esercitare direttamente il potere legislativo. Come se il popolo, concetto astratto e variegato, avesse la capacità, la saggezza e la lungimiranza di scegliere il bene in quanto maggioranza silenziosa, ma ugualmente sempre più manipolata dalle attuali e future tecnologie, dai futuri mass media e mode del momento. Purtroppo, un popolo senza coscienza di classe, ovvero la stragrande maggioranza della popolazione mondiale, potrebbe essere facilmente manipolato dallo stesso potere che gli conferisce questa possibilità di riscatto, e quindi fare scelte che premiano la reazione, il populismo, la divisione ed il vantaggio individualistico. Pensare di saltare la rappresentanza popolare è un concetto come minimo ingenuo e stolto, per non dire falso, cinico, dello stesso sistema di sempre, che più semplicemente userà le nuove tecnologie per omologare il pensiero verso modelli preconfezionati da scegliere liberamente. È un po' come fare liberamente un puzzle e non costruirne uno nuovo con la propria creatività. Pensate per esempio in un contesto liberista quante scelte potremmo avere. Quali scelte? Quali? Quelle di mettere in discussione un sistema economico che non può essere messo in discussione per natura, essendo considerato il migliore dei mondi? Se l'opinione pubblica venisse manipolata a dovere, e spesso accade che la propaganda di qualsiasi modello politico-culturale incida massivamente nella psicologia di massa, la prima cosa che sarebbe votata forse sarebbe la pena di morte, la militarizzazione del territorio e tante altre belle cose che vanno nella direzione distopica dell'attuale assetto della sovragestione liberista, che non vede l'ora di mettere in crisi ciò che di realmente democratico e di orizzontale esiste ancora oggi nelle nostre società. Potrebbe mettere in discussione il proprio sistema economico? No, perché metterebbe in crisi lo status quo, che non permetterebbe questo cambiamento, fosse altro che per la sua sopravvivenza. Potrebbe incidere sui diritti civili? No, senza una guida illuminata premierebbe la conservazione, la tradizione e solo la forma familiare tradizionale patriarcale, altro che diritti civili. Potrebbe almeno fare scelte sull'ambiente, sulla sanità, sugli OGM, sulle radiofrequenze, sui vaccini? Assolutamente no, perché ci sono altri poteri che gestiscono queste faccende. Cosa potrebbe fare di buono allora? Potrebbe scegliere il proprio carceriere, forse potrebbe scegliersi quello più simpatico, il cosiddetto sbirro buono, ma si dovrebbe accontentare di poca cosa. Avrebbe quella sì l'illusione di aver creato il proprio governo popolare, si sentirebbe responsabilizzato ad essere il capo di se stesso o di avere la possibilità di scegliere quale detersivo usare per pulire la propria prigione. Una popolazione non alfabetizzata, senza coscienza di classe, senza nessun tipo di evoluzione spirituale, che non è quella religiosa, non farebbe altro che confermare il suo status di suddito, però responsabile. Chi si autocertifica tale, contento finalmente di esserlo. Una fregatura al cubo, salutata come manna dal cielo, e ben sappiamo che tutti coloro che si sono rivolti all'emancipazione dei popoli hanno creato i presupposti per i loro inferni in terra. La storia insegna. Un saluto da maestro di dietrologia.